was gonna put in the work i'm just trying to be a champion Buonasera buonasera a tutti e benvenuti all'ottava puntata di Fere di Noi. C'era Voglia di Riscatto e la Ternana. Riscatto l'ha trovato battendo un avversario ostico come l'Ella Sverona. Eh, 2-0 al Moreno Gubbiotti di Narni. Parleremo di questo e di molto altro insieme ai eh, consueti quattro ospiti che ci faranno compagnia questa sera. Parto dal direttore di produzione di Umbra più di RT, Gianluca Nasi. Grazie, Gianluca. Per Riccardo. Con noi. Grazie a te e grazie ai nostri telespettatori che so, ci, ci seguono costantemente in tanti. Fedelissimi, è vero, è vero. Eh, saluto nuovamente, seconda puntata di fila per lei, direttore generale Isabella Gardone. Grazie Isabella per essere con noi. Un consueto, grazie come sempre <ride> di essere presenti. Ci sta prendendo gusto. <ride> saluto Debora. Eh. Ci... saluto Bebora visto che ormai vedete sono uguale eh, sarà un po' gelosa secondo me la salutiamo ovviamente e la attendiamo al, al, al suo rientro due volti nuovi invece alla mia sinistra c'è il preparatore dei portieri della Ternana Matteo Taddei ciao Matteo buonasera 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 a tutti e eh, la sua eh, principale creazione Katia Ghioc portiere della Ternana Wiman buonasera a tutti grazie dell'invito Gianluca, ehm, dopo Parma c'era voglia di riprendere il cammino, il cammino è stato ripreso, è stata battuta una squadra difficile come l'Ellas Verona e addirittura la vittoria ci rimanda in testa alla classifica una vetta che si fa sempre più affollata perché così dal nulla emerge anche il Cesena come avversario. Eh sì, una, una vetta a tre, come detto te, dopo... Eh, il brusco stop di Parma serviva un riscatto. riscatto c'è stato: 2-0, direi indiscutibile al cospetto di una squadra come l'Erasse Verona. Che io la metto al pari del Parma perché si è dimostrata veramente una squadra ben messa in campo, forte, eh, insomma ha dato, ha dato filo da torcere alle, alle ragazze della Terrana Women che hanno, sono riuscite a sbloccare poi a raddoppiare, quindi mettere al sicuro il risultato e poi al termine della gara è arrivata la notizia che l'ultima imbattuta di questo campionato cioè la Lazio era caduta sul proprio campo con, contro il Cesena e adesso lassù sono in tre, Ternana, Lazio e Cesena ma eh, c'è da tenere d'occhio la stessa Ella Severuna poi ne parleremo, andremo ad analizzare sicuramente la classifica però il gruppetto delle, delle principali candidate incomincia a diventare interessante ah e poi... È sicuramente un'altra un diciamo, nota da, da rimarcare è la presenza in panchina eh, di chi mi è accanto, del direttore Isabella Cardone che eh, sedeva lì, l'ha portato fortuna, <ride> portiamocela sempre. <ride> eh sì Isabella debutta in panchina vincente, per te a parte, a parte scherzi eh, Isabella era in panchina vista la squalifica del team manager Arianna Nannini, eh, raccontaci la partita che hai visto da, da bordo campo. Guarda, era eh, un po' la temevamo, no? c'era una settimana eh, non dico difficile, ma con una serie di problematiche legate ai tanti infortuni che, che purtroppo stiamo avendo, ma legate a quelli cronici, a quelli della squalifica poi anche di, di Valeria Pirone e qualche altra problematica post Parma. E come ci siamo detti giovedì... Eh, vista la presenza anche di Paolo Tagliavento qui in trasmissione, eh, ci siamo detti bisogna essere compatti, quindi, com ben volentieri mi sono seduta eh, in panchina accanto alle ragazze, abbiamo vissuto una settimana, abbiamo fatto, cercato di, di stringersi, stringersi mh, sulle nostre qualità. E noi siamo una squadra caratteriale, ve l'ho detto giovedì, e questo emerge in ogni dettaglio del, del nostro lavoro, e eravamo convinti che mh, era stata una domenica a Parma difficile dove forse non abbiamo fatto il nostro meglio ci siamo ripromessi di farlo e credo che domenica abbiamo dimostrato eh, davvero una intensità da Katia io ho fatto i complimenti a fine partita col messaggio per invitarla oggi in trasmissione l'ho fatto a tutte le ragazze perché vedere su ogni pallone insomma chi è venuto domenica a vedere la partita vedeva tre ferelle <ride> eh, che sbramavano di conquistare quella palla e quello era l'atteggiamento che volevamo e i risultati poi insomma, insomma siamo contenti anche perché vengono da due gol di due ragazze che magari avevano avuto meno spazio e proprio per testimoniare quanto il gruppo e quanto lo staff sta lavorando su, su ogni dettaglio per permettere a tutti quando chiamati in causa di, di essere protagonisti Parlava di dettagli, Matteo, eh, il vostro ruolo, quello del portiere e di chi prepara questa posizione in campo, immagino che molto punta ai dettagli, vincere è bello, per voi penso vincere senza subire gol è doppiamente bello. Sì, diciamo siamo un ruolo solitario all'interno di, un, eh, di uno sport collettivo, però eh, in primis se si guarda il risultato sempre collettivo, quindi la vittoria anche se fosse arrivata con un punteggio più largo eh, con gol presi, quindi subiti, sarebbe stato comunque un, eh, il risultato che volevamo. Quindi noi siamo parte della squadra, parte integrante della squadra e eh, veniamo guidati da tutto quello che sono gli obiettivi collettivi. Katia, ti faccio un po' la stessa domanda. Dopo i cinque gol che ci hanno un po' sorpreso per l'entità, visto che la difesa rossoverde è molto solida di Parma, torna una partita in cui la porta resta inviolata. Immagino per te comunque una soddisfazione. Sì, finalmente siamo nuovamente a un'altra green sheet. Possiamo dire che i cinque gol di, di Parma sono stati comunque sofferenti, perché è un aspetto che stiamo cercando di migliorare rispetto all'anno scorso, dove Abbiamo valutato sia io che la difesa erano un po' troppi e finalmente torniamo con una domenica con una difesa solida. Come ci si allena con Matteo Gatti? Beh, Con Matteo ci si allena bene, non manca mai il sorriso sicuramente, è un mister molto aperto alle critiche, parliamo di ogni aspetto e cerchiamo comunque di migliorare i dettagli. Penso che quest'anno si veda molto, che tutti i dettagli sono diciamo, limati fino all'ultimo. Guarda, intervengono no? dal da loro responsabile. No? C'è un clima dei portieri, dell'area portieri molto particolare. Di solito si, si pensa ai portieri come a... A, insomma, a degli estrosi loro arrivano, c'è una serenità, un sorriso, una tranquillità che un po' strida col loro modo di essere. No? E questo lo devo soprattutto a Matteo, non perché qui è presente, ma io ho sempre fatto i complimenti perché è una professionalità di altissimo livello. Io lo ringrazio perché eh, due anni fa ha accettato con un foglio in bianco e una firma, e dimostra, dimostra, sta dimostrando e dimostra davvero una, una professionalità che non è sempre facile trovare nel mondo del, del calcio. Matteo, infatti, eh, da calciatore e poi da preparatore eh, hai vissuto molto nel mondo maschile. Eh, ti chiedo se ci sono le principali differenze fra eh, il portiere nel maschile e il portiere nel femminile come ruolo, ma anche come preparazione fisica e mentale. Uh, le differenze possono essere quelle antropometriche, insomma, la, la quantità di forza e la lunghezza degli arti, insomma, e la statura, ma mh, portiere uomo, portiere donna hanno le stesse caratteristiche tecniche, tattiche, eh, le stesse scelte, mh, lo stesso modo di, di agire all'interno della porta. Poi ogni portiere ha le proprie caratteristiche, le proprie qualità, quindi c'è chi magari è più esplosivo, chi è, chi è più tecnico, chi è più elastico, però eh, portiere è portiere e da lì si parte, insomma, per cercare di progredire giorno dopo giorno con... Eh, con entusiasmo ma anche con la giusta professionalità nel senso mh, cercando di essere autocritici, in primis quindi da, da allenatore, cercando di infondere comunque serenità e mh, cercando di valorizzare quelli che comunque sono, sono i pregi di chi abbiamo a disposizione. Katia ci raccontava a microfoni: spenti a una parà rigori. 3 su 5 neutralizzati lo scorso anno. Quest'anno ricordo bene quello contro la Fiorentina parato. Uh, ti chiedo, ma vi chiedo, questa è una qualità del portiere che è in nata o ci si allena per parare rigori? Ma eh, ci può essere uno studio. Noi effettivamente non abbiamo mai... Eh, cioè io personalmente tendo più a lasciare eh, l'istinto al portiere, quindi senza legarlo a, mh, a conoscenze o a, a studi precedenti, quindi magari come ha tirato calcia, eh, la calciatrice precedentemente. Penso che l'istinto, l'atteggiamento, il carisma e lo spessore del portiere al momento del rigore siano prioritari, quindi quello che è stato lo scorso anno, il rigore con la Fiorentina, è tutto diciamo, farina del sacco del, del portiere. Tutto vero, Katia? Sì, facciamo anche, magari possiamo vedere come ha detto il mister eh, precedentemente come ha calciato la, la calciatrice, però ad esempio nello studio Fiorentina, che abbiamo fatto con la squadra, c'era diciamo, una rigorista, se ne è presentata un'altra. Stesso discorso, magari l'anno scorso a Brescia si può anche presentare questo, diciamo, questa deviazione. Okay? E io penso che sia anche principalmente istinto. Cioè io quando mi viene assegnato un calcio di rigore contro mi viene istintivamente un lato. Gianluca, ma eh, prima mi dicevi che forse è più di merito di chi calcia? Non so a chi più ti volevi. Il merito di chi calcia. Eh. Beh, in genere si dice che quando un rigore si sbaglia, non è bravo il portiere, ma sbaglia chi lo calcia. Perché il rigore chi ti va, va segnato. Ma come segnato. mai mi dicevi così? No, perché quest'anno non abbiamo iniziato bene con i penalti, uh, eh. non abbiamo iniziato veramente proprio bene con attacco, i penalti. però, sei però lei, lo, sei sei pelo, io, mi... lo sai che io sono amante delle statistiche, quindi voglio sapere che lei fino a due giorni fa aveva subito un solo gol è tantissima roba, insomma, di che parliamo. La partita di Parma è stata una partita, etichettiamola così, disgraziata, dai. Eh, quindi eh, tutti a nessuna colpa e tutti ce l'hanno, è stata giustamente analizzata. Ma eh, per me è stato soltanto un momento di passaggio e loro lo hanno dimostrato domenica scorsa perché non ne hanno risentito minimamente, nonostante come dici dei tanti infortuni, la squalifica di Valerio Pirone. Insomma, non eravamo proprio al, al top, no? al massimo. Eh, no, invece... ma come un campionato com lungo come questo di Serie B, e devo dire 5-6 squadre comunque importanti, allestite per fare un campionato di vertice una domenica chiamiamola infelice, eh, ci serve, ci è servito per anche mettere ancora più testardaggine, mm -hmm. perché questa è la, gi la giusta parola del nostro team, eh, di voler analizzare come fare meglio rispetto a come stavamo facendo nelle prime sei partite. Per cui, eh, sono, è un incidente di percorso, sì, quantomeno sì, sì, è, una, è, è una domenica che ci, ci ha fatto riflettere e eh, da cui siamo ripartiti ancora con più testardaggine per, nel cammino eh, per questo campionato che essere, di cui vogliamo essere protagonisti. Dopo la domenica infelice di Parma, quindi è arrivata la domenica felice la scorsa contro il Verona. Se la regia mi dà l'ok, okay, ci andiamo a vedere ciò che è successo al Moreno Gubiotti di Nanni Fraternana ed è la Sverona con le emozioni del match. Uh, game on the line in the fourth, running up and down the court. I kill them, I do with the sport. Crunch time, when it's crunch time, I'm always gonna put in the work, you just keep coming up short, but somebody got to get hurt, crunch time, when it's crunch time, ooh, it's all about X in now, I ain't not here making friends now, Hit them hit them with a ton of rhyme, if they wanna see how I hang up, I'm just trying to be a champion, I'm trying to leave behind a legacy, MVP's in the ambience, but they for me, I'm always gonna put in the work, I'm just trying to be a champion, I'm always going I'm just trying to be a champion. i to leave be behind the legacy. MVPs in the ambience, but they champion me. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVPs in the ambience. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVPs in the Ritrovati con Feredi di Noi, Wagner inizio partita e Lombardo a eh, inizio secondo tempo hanno siglato i due gol che regalano questi tre punti importantissimi eh, alla, alla Ternana uh, Ti chiedo ha risultato giusto? Poteva essere più largo? E poi una curiosità, ho visto che indossi il 13, eh, numero un po' inusuale, ti chiedo se c'è un motivo dietro Poteva essere una vittoria secondo me un po' più larga Diciamo che davanti alla porta abbiamo inciso un pochino meno rispetto alle altre partite, però ci sta, è stata una, comunque una settimana tesa, avevamo una ferita aperta che è stata quella contro il Parma, quindi va bene così, abbiamo portato il risultato a casa e va bene. Il 13, allora c'è una storia particolare, ovvero da quando ho iniziato a giocare a calcio con i maschi avevo il 49 e io son, è usuale per me uh, sommare le cifre, quindi 13. Da là ho comunque continuato ad utilizzare il 13, uh, quando ho fatto anche il primo anno di Serie B ho avuto sempre il 13, alla Roma non mi è stato permesso perché ovviamente ce l'aveva il nostro capitano. e Quest'anno invece la Ternana è stata casualità perché avevo dato un altro numero e invece è capitato il 13 quindi ho detto vabbè allora questo è veramente il mio numero io non eh. sapevo nulla, vedi? Ah, ok, quindi. Sempre, wow. cosa, quando vengo alle trasmissioni di Gianluca. Tu, tu pensa a fine anno, Isabella, quante eh, sì. ne avrai imparate? Isabella, però, devo dire che a telecamere spente ogni tanto qualche chicca me la dà, eh. ah, me la eh, Tipo l'Assist, diciamo. Sì, sì, sono, sono sincero. <ride> Se la regia è pronta, mandiamo il primo blocco pubblicitario. Noi ci vediamo tra pochissimo. Rimanete con noi. Scuola Gatti rende tutto più semplice. Suoni, luci e colori natalizi per le feste più belle. Tutto questo e tanto altro lo trovi nel mercatino di Natale, al coperto più grande del centro Italia, presso Spazio Verde Garden Village. Siamo aperti tutti i giorni, sabato e domenica, orario continuato. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni Strada di Prisciano 62, Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza. Supporte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in Via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello, Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei principi. Autocarrozzeria Fagioletti dal 1957. Professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa a punto di riferimento, in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista a Terni, in strada della Val di Serra 28. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati a Fere di Noi Sorrisi ovviamente al termine Della partita fraternana E alla Sverona Sponda Rossoverde Quindi eh, prego la regia di mandare Le interviste realizzate da Gianluca Nasi Al termine della gara A mister Melillo, a Capitan Di Griscio E a Lombardo Autorice del gol del raddoppio Prima delle interviste eh, Vi ricordo eh, l'interessantissimo QR code che ci fa compagnia In basso a destra nel teleschermo Questo Gianluca in genere è il ruolo di Deb eh, però faremo, mi sostituisco anche se non ne sono all'altezza eh, quel QR code vi eh, manda alle pagine social della Ternana Women che è attivissima eh, a livello di social network eh, vi lascio con le interviste realizzate da Gianluca Nasi come dicevo a Melillo Lombardo e di Griscio Federica di Griscio il capitano di una squadra che lotta così sì, diciamo che questa è la nostra caratteristica, forse a volte facciamo fatica a tirarla fuori ma la nostra indole è questa, eh, lavoriamo tutta settimana per tirar fuori il carattere, eh, sappiamo, come ho già detto diverse volte, che abbiamo consapevolezza della nostra forza e oggi l'abbiamo dimostrato eh, nonostante le difficoltà che abbiamo non ci possiamo nascondere ma questo non deve essere assolutamente un alibi perché abbiamo dimostrato che chiunque va in campo può, può portare a casa il risultato Siamo con Flavio Lombardo secondo gol, gol importante, gol pesante il gol della sicurezza oggi contro l'Ella Verona. Sì, sì, ci serviva mettere un punto su questa partita e portare a casa i tre punti che era quello che conta di più Gol o non gol, dovevamo portare a casa la partita e sono contenta, però dovevamo dimostrare qualcosa che a Parma non abbiamo fatto il 100% di ognuna di noi non bastava, dovevamo mettere per forza qualcosa in più. L'abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato, speriamo di continuare così e chiunque va in campo deve andare con gli occhi rossi, la bava alla bocca e dare tutto quello che ha. Come è successo oggi? Senti Flavio, eravate un po' tese sinceramente all'ingresso in campo? Ancora era vivo il ricordo di Parma? Eh, non tese, avevamo un po' di pressione nel senso che c'era solo il risultato oggi e non, non pensavamo ad altro, la testa era quella giusta, non era tensione. Dai, complimenti per la vittoria e per il tuo gol. Grazie. Con Fabio Melillo analizzando la partita, insomma c'erano un po' di avversità, infortuni, squalifiche e, e anche un morale che veniva da, da Parma, un morale sicuramente basso. Invece mi è sembrato che la squadra ha reagito e ha reagito la grande. Sì, le ragazze hanno reagito bene, hanno fatto una grandissima partita. Non è facile fare settimane così perché sapevamo di avere un po' di problematiche. E, e la sconfitta di Parma è stata pesante perché è, venuta, è venuto fuori un punteggio che non ricalcava esattamente quello che si era visto in campo ma valla a spiegare visto che viviamo di risultati quindi eh, abbiamo analizzato per bene abbiamo lavorato ancora di più eh, ma le ragazze sono bravissime hanno recepito. oggi hanno fatto una partita di grande lotta e io ho detto loro all'inizio nel discorso pre-cara che eh, comunque sia, anche in queste condizioni, come giravi giravi, la squadra era più forte di quella dell'anno scorso perché abbiamo elementi che tornano utili, che hanno un pedigree diverso rispetto a, ai percorsi fatti. E tanta grinta da mettere a disposizione della squadra. Eh, non mi sbagliavo perché mh, oggi hanno fatto una grande gara e, lottando su ogni pallone contro un avversario forte, forte perché il Verona è da, da prime posizioni, eh, ha incontrato noi Parma e Lazio, finirà il giro andata a ridosso nostro, perché che gioca bene, cerca una costruzione sempre lineare dal basso e le ragazze si sono applicati tantissimo perché non hanno concesso linee di passaggio, hanno triplicato ogni avversario che era in possesso palla. E per me una, una grande vittoria e una grande dimostrazione di squadra. Senti Fabio si sta un po' delineando la classifica. Il Cesena che è andato a vincere a Roma contro Lazio, quindi adesso la sua c'è Ternana, Lazio Cesena. Parma vincente credo in quel di Arezzo. Se il risultato è confermato. Quindi oltre all'Ella Saverona forse è questo il lotto delle pretendenti, queste cinque squadre da quello che si è visto finora in questo primo scorcio di campionato. Eh sì, direi queste, il Genoa, pure che dopo una partenza un po' ad handicap adesso è risalito molto. Io credo che queste sei squadre sono molto equilibrate e ehm, hanno qualità superiori. Eh, non puoi, ogni partita può essere gestita, vinta oppure trovare difficoltà quando gli avversari sono di questo tipo e noi eh, vogliamo il più possibile rimanere attaccati a questo treno e abbiamo dimostrato finora tanto e vogliamo assolutamente continuare così cercando di, di mettere in pratica la nostra maniera di giocare aggressiva, verticale e, e portare un risultato di prestigio Bene, grazie Fabio, grazie e complimenti a te e alle ragazze Grazie Ben ritrovati con uh, Fere di noi c'erano Gianluca, ovviamente. Uh, giudizi positivi uh, sulla partita, e un po' l'analisi di Mr. Merillo sulla uh, classifica che andremo a vedere poi. Però c'è eh, molta compattezza eh, in vetta. La Ternana è adesso attesa da un ulteriore match interno, c'è il Brescia. Altra sfida da prendere con le molle, sì. Eh... C'è questo triste di squadre in vetta, però come dicevamo nell'intervista anche con Fabio Morillo, non possiamo sottovalutare né Alasta Verona né Parma e neanche il ritorno del Genoa. Io mi fermerei a questo lotto di squadre, eh, però ogni partita va presa con le molle, anche quelle dove sulla carta sembra più facile, a volte possono essere le più insidiose. Perché tu guarda l'Arezzo, per esempio, ha dato fino a torcere anche la Lazio. Eh, quindi, noi abbiamo sofferto fino al 93, al 94. Poi vuoi che il campo dell'Arezzo è un tra campaccio veramente perché, perché il pallone rimbalza in un certo modo. Tutto quello che ti pare. però eh, credo che la Ternana, il successo della Ternana è, è quello che ha detto prima Isabella Cardone: bisogna essere testarde nel raggiungere il risultato. Se, se è questo l'iter che seguiranno per tutto il campionato, ora io ancora non abbiamo visto Lazio, eh, ci dobbiamo giocare, ancora non abbiamo giocato con il Cesena, eh, sono quelle due che no, dell'alta classifica, il Genoa. Eh, sì è vero, eh, la Terranaccia ha vinto 5-0 in Coppa Italia, ma è un'altra storia, un un storia, se sei d'accordo. Eh, quindi, quindi sì eh, per e ora me so che pensiamo sono a Brescia, ora Brescia ora il Brescia. Brescia ha fermato il Parma quindi eh, ecco. la sconfitta nel campionato del Parma è ad opera del Brescia quindi una formazione che comunque per quanto ha cercato di riorganizzarsi con, una, con giocatrici anche giovani eh, può essere una sorpresa come è stata col Parma quindi non, prima di pensare a Genova, Bologna, Cesena, Lazio e alle altre squadre io penserei a domenica perché noi dobbiamo essere concentrati una partita alla volta per poi canaleare alla fine di maggio quello che noi ci auguriamo. Un campionato però Matteo vincente, eh, si dice che i campionati si vincono a febbraio, a marzo però mettere punti in questo periodo dell'anno è importante non siete gli unici perché in 3-4 punti ci sono praticamente le 5 pretendenti probabili il almeno sulla carta alla vittoria del campionato Sì è vero, noi stiamo inseguendo sì, diciamo un che obiettivo importante questo obiettivo va coltivato forse... quotidianamente quindi giorno dopo giorno dobbiamo migliorare eh, sui dettagli, migliorare su le, i punti deboli, fortificare quali sono, quelle che sono le nostre qualità e non possiamo fare programmi a, a lungo periodo se non giornalieri e vedere una partita alla volta. Ogni partita diversa, difficoltà, insidie, eh, si può svilupparsi in, in tutti i modi possibili, quindi testa a domenica, testa al Brescia, concentrati con l'atteggiamento di una squadra che vuole raggiungere l'obiettivo. Katia, generalmente eh, ogni puntata noi abbiamo una telefonata di un ospite, che è ovviamente legato alla giocatrice che è presente con noi. Eh, se la regia è pronta e mi dà l'ok, okay. eh, a breve eh, parlerai con un tuo grande fan, ok? Eh, a breve lo sveliamo, eh, ma. In attesa, ricordo che te sei una, un portiere dalla doppia nazionalità italiana-rumena. Prima di intervistare, lo vedete, o di sentire meglio un, un amico, possiamo dire certo, Gianluca, certo, certo, certo. come Fabio Moscatelli, delegato provinciale del Coni di Terni e grandissimo fan di Katia Chioc, ti chiedo: hai mai fatto un pensiero alla nazionale eh, romena invece che italiana? Allora, eh, con la nazionale rumena ho disputato diciamo, le qualificazioni all'Europeo Under 17, ho fatto un annetto e mezzo di chiamate e poi quando sono uscita a, a prendere la nazionalità italiana ho stoppato e sto aspettando questa famosa chiamata, <ride> speriamo arrivi presto. Ha <ride> vinto l'Azzurro. Fabio, buonasera. E ti, do ben, ti do il benvenuto ma uh, conosci come i nostri studi visto che sei ospite anche in altre trasmissioni uh, ti faccio fare un saluto, un saluto anche da Isabella e da Gianluca uh, che sono qui con noi ciao Fabio grazie di aver accettato l'invito con i potenti ciao, Fabella, mezzi più tecnologici più più. <ride> ciao, ciao Fabio e... ciao, oh, 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 ciao ormai ciao. ti palleggi tra aree rosso -verde e ferre di noi eh, non posso mancare, un appuntamento in cui non mancherei mai, assolutamente. Quindi è un piacere e un onore stare con voi. Grazie, grazie Fabio. Um, ci chiedevamo no? uh, come nasce eh, il tuo essere fan di Kadia Giocch. Innanzitutto, <ride> eccola dove Tutto era andata io, la, la maglia tua, eh, quella che cercavamo finita. prima. Ecco <ride> dove era finita. Assolutamente a mani vuote, ma come nasce? Nasce da, da una passione, innanzitutto atavica da un amore non corrisposto giovanile. Con la porta, io in gioventù ho provato. Ma pensavo con Katia, la eh, questo <ride> era lo scoop <ride> eh. no, Non oso nemmeno pensarlo, e no, grande amore per la porta che ho da ragazzino. Purtroppo ero un portiere abbastanza mediocre e ho coltivato in tutti questi anni, ho mantenuto questa passione per il ruolo che credo che sia, nessuno me ne voglia, il ruolo più affascinante, più affascinante de, de, del calcio non ho mai avuto particolari idoli nella mia lunghissima carriera sportiva sia come atleta, sia come tecnico, sia come dirigente, uno solo uno solo, ci tengo a dirlo, che era Aldo Nardin il più grande portiere della storia del calcio rossoverde e da qui nasce questa, questa grande simpatia, prima di tutto per il calcio femminile. Io ritengo in questo momento lo sport femminile sia una delle colonne portanti dell'intero movimento nazionale. Mi fa molto piacere che il calcio femminile, che in passato era stato anche vittima di tabù, di provincialismi vari, in questo momento stia ottenendo un grande successo. Una grande, una grande ammirazione, un grande affetto per la nostra squadra che ci sta dando grandissimi risultati e da qui mi ritengo il primo tifoso di Cadia che ammiro particolarmente per come interpreta il ruolo C ho ancora negli occhi quel meraviglioso rigore parato con la Fiorentina quindi credo che sia espressione di un calcio moderno di un ruolo di interpretazione, di un ruolo moderno mi sembra estremamente decisa tra i pali, come comanda la difesa e allora sia un valore aggiunto Ripeto, senza lui la toglia da tutte quante a tutte quante le ragazze e da qui dico che quando vedo le partite non lo, so, non lo nego un occhio particolare per la prestazione di Katia che ringrazio per quello che è per quello che fa quasi quasi ti chiamo per fare l'osservatore dei portieri eh? Ma, eh, Matteo che dici? allarghiamo il nostro staff eh, può essere utile poi eh, tutto quello che ha detto il parere insomma, che ha detto su Katia è corretto quindi ci sarebbe utile Caria, direi che fa, fa piacere senza dubbio eh, la stima di una, di una delle figure più importanti a livello sportivo della nostra provincia, non lo dico perché Fabio è con noi, ma lo parlano i fatti. Sì, è un grande motivo d'orgoglio, soprattutto perché diciamo, è la prima volta che mi capita, a parte la mia famiglia non c'è mai stata diciamo, una persona come Fabio che comunque mi dà fiducia e so che mi guarda sempre. E sono contenta che hai ancora la mia maglietta. <ride> Guarda, la tua maglietta è fra i... ma non lo dico perché sono qui, assolutamente. È fra i ricordi più belli di una lunghissima carriera. Brutto perché non me l'aspettavo. Pomeriggio di pioggia avete fatto una partita eccezionale. Io Gianluca lo sa so perché mi conosce da una vita, sono, sono un, vecchio, un vecchio romantico, quindi ricevere un attestato di stima, ricevere la maglia di un portiere. È una, cosa, è una cosa eccezionale. Poi ve lo ripeto, lo ripeto è, è motivo ancora di più d'orgoglio perché stiamo portando avanti questo, questo grande interesse per il mondo femminile. Io credo, l'ho detto prima, che lo sport femminile ci sta dando dei risultati eccezionali e la Ternana Calcio Femminile in questo momento è eccellenza del nostro movimento, non solo per i risultati per carità, ma per quello che fate e per il messaggio che mandate alla città questa è una città che ha bisogno di ottimismo questa è una città che ha bisogno di avere una marcia in più, una spinta in più e sapere che c'è una squadra eh, tra le tante di quelle che abbiamo che ogni volta che scende in campo non solo per i risultati che porta ma per il modo di giocare interpreta quello che è il senso di questa città dell'acciaio è, è veramente un grande orgoglio sono io a essere orgoglioso, orgoglioso di voi di avere l'opportunità poi, lo ripeto eh, il ruolo del portiere, uno dei miei più grandi sogni, lo spoilerò tranquillamente, ma che non credo mai realizzerò, e la butto là. C'è qualche, qualche buona persona che lo raccoglie. Mi fa piacere fare il dirigente accompagnatore della squadra di calcio. Che è sempre stato il grande sogno della mia dopo la vita passata a a in un campo da tennis. Però vedere, vedere la partita, vedervi giocare è veramente un grande, un grande orgoglio. Vederti giocare a te, la tua giovane età, e sapere quanto. Quanto dai in campo, quanto ti impegni per poter portare avanti i nostri amati colori è una cosa, è una cosa importante. Io qualche volta mi medesimo nelle, nelle parate che fai, e ti dico che è un godimento eccezionale, scusate la <ride> parola non le trovo altre. Fabio. Grazie. A me cadia, visto che la maglia l'ha data a te, ha promesso i guanti. No, non esiste. Io c'è. Essendo tra le altre cose un appartenente al girone dei vanitosi, eh, cioè, mi metto subito in fila perché non è che ve la cavate con la maglietta, la maglietta di quest'anno la rifaccio rivedere perché è giusto che sia, perché, cioè, eccola, eccola, quindi la no, tengo fra i miei ricordi più belli ma non si l'ha appetito che è mangiando, quindi mi aspetto i guanti, aspetto ma aspetto i guanti. Ah, li ha promessi a me però, eh, vabbè, <ride> Ne abbiamo abbastanza. Eh, vabbè, abbiamo ne, abbastanza. Ne, ha, ne ha di guanti, ah. ha detto. Ma tu sei un gentiluomo, sicuramente farai il modo di farla avere al, al, al vecchio maestro che ci tiene particolarmente no? Scherzi, a parte, veramente, ricevere la maglia è stata una grande, una grande emozione. Io metto Katia eh, che avrà una lunghissima carriera davanti a lei. Eh, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo già fin da adesso, la, la metto tra, tra i più grandi portieri della storia. Della nostra, della nostra squadra, che abbiamo avuti tanti. Io ricordo Aldo Nardini, cioè ho 12 anni, mi mettevo dietro l'antistadio a vedere Aldo che, che si allenava assieme a Gianni Masello, assieme a Angelino Rosa. Non scordiamoci, quest'anno, il 2024, che viene: è il 50 anniversario della seconda promozione. Noi avevamo la squadra di ferro in 38 partite, ha subito 19 gol, una delle difese più forti che noi abbiamo avuto, ma abbiamo avuto tantissimi altri portieri, io sono legato eh, a ricordi della mia, della mia infanzia, quindi Primo Germano Gerome, eh, Migliorini abbiamo avuto dei, dei portieri dei Mascella, portieri Poerio Mascella ma, Poerio, Poerio Mascella che era un uomo eccezionale un goliarda favoloso, ho avuto la fortuna di fare un paio di viaggi con lui, quando con la Ternana ed era una persona eccezionale ma come lui tanti altri, fino ad arrivare al nostro Anthony Antonio Iannarelli, il portiere, l'estremo baluardo, è l'ultimo ostacolo tra il nemico che arriva e, e vuole violare la nostra porta. E cioè, ti ricordo quella bellissima, bellissima poesia di Umberto Saba che ricorda che la solitudine del portiere, che quando c'è il gol della nostra squadra da solo, a 100 metri di distanza, fa festa. Il portiere è un ruolo. È un ruolo particolare, un ruolo solitario. Si dice che i portieri non siano matti per, per eccellenza, lo deve essere per forza perché buttarsi in quella maniera non è così semplice, non è da tutti. però ci vuole anche molto raziocinio. Il calcio moderno, poi i ministri Isabella me lo insegnano, è cambiato: quindi anche il ruolo del portiere è cambiato. Vedevo giorni fa, giorni fa la, la, la fotografia della nostra squadra. E la maglia arancione spiccava. Cari non è decisamente, probabilmente fisicamente, la più grande di tutti, ma anche questo è merito delle sue grandi capacità fisiche, la sua grande voglia di allenarsi. Il ruolo del portiere non è facile, lo dice, lo dice un profano che non ha nessuna vendetta tecnica, solamente quella di un, di un grande appassionato del ruolo. Quasi, quasi, Fabio mi hai dato lo spunto per una nuova puntata di Cuore Cuoio. E lo suggerirò a Martina e a Deborah perché le tue parole davvero, insomma, eh, a meno personalmente mi hanno emozionato. Eh, ti ringrazio a nome anche di Katia, ma veramente per tutto lo sport femminile, per il calcio femminile, per le tue belle parole di, di stasera. Grazie allora, Fabio per le belle parole. Grazie. Sicuramente ti aspetto domenica, c'è una partita importante ti voglio alle vedere 12, alle eh? mie spalle, ti voglio non vedere ti alle sbagliare. mie spalle, mi raccomando. Non ti sbagliare, alle 12 non puoi dire che devi mangiare. Eh? Devi, devi <ride> e se viene magari scappa pure il guanto lanciato dalla, eh, dal campo. Uno, eh? Uno, uno. uno. Io, mio figlio e la fidanzata hanno telefonato a tutti i ristoranti della Contea eh, preannunciando <ride> che comunque vado, qualunque cosa ordino, io da sempre lo stesso, perché io per, metto perennemente a dieta perché... Sono purtroppo un vizioso e l'unico vizio che ho è quello, è quello della tavola. No, io domenica se non ci sono, non faccio nomi perché non, non si parla mai prima delle partite. C'è in questi giorni un appuntamento molto importante per, per la mia federazione di riferimento. E, ma credo che alle 12 ci sarò, ci sarò sicuramente. Ma io eh, vi ripeto: vi ringrazio, vi voglio ricordare quelle che sono le parole che indegorosamente e anche indegnamente. Ho detto quando avete fatto la presentazione alla al sala consigliare del comune, assieme all'altra grande squadra, la Ternana Maschile, che chiamiamola così eh, che, che, che quel giorno meraviglioso che abbiamo fatto. Io eh, un Never Walk Alone, che è la più grande eh, preghiera laica del calcio, del calcio mondiale, non camminerete mai da sole. Voi con voi non siete solamente voi, ma avete un intero movimento sportivo alle vostre spalle. che Ripeto indegnamente, io rappresento eh, che è con voi tutte quante le partite e grazie per le, emozioni, per le emozioni che ci date. In quanto a Katia, eh, ti, ti saluto con, con quelle che sono le parole di un non di un grande portiere, di un mediocre, non sono un altro mediocre eh, portiere del passato che diceva sempre: vola da pala a palo. Che è la cosa più importante e noi Fabio, ti ringraziamo davvero tanto, ringraziamo te per uh, le tue parole sempre colme di saggezza e di esperienza sportiva. Uh, ti aspettiamo grazie. o io o Gianluca, qui sulle onde di Umbra più di DRT. Ti aspetta, Ara un, eh. un bacio sulla fronte al grandissimo Gianluca Nasi. <ride> grazie, grazie. Ciao, io Fabio. Io, Arriverà? Potrei, potrei io vedo un po' di rossore, potrei parlare per anni della nostra. Diciamo, esperienza comune nel mondo dello sport, uno dei più grandi organizzatori, le feste del tennis organizzate a Gianluca Nasi ancora se ne parlano penso che da qui al 3000 <ride> se ne parleranno ancora. Grazie, grazie, grazie a tutti voi per quello che fate, non ci sono solamente chi, chi va in campo, chi fa il dirigente, o chi fa il tecnico, ma c'è anche chi, i cantori dello sport, ci sono anche quelli che quotidianamente raccontano quello che è la vicenda del mondo dello sport che sono ugualmente importanti e io vi ringrazio di tutto questo buona giornata a tutti, grazie Katia, Gra mi raccomando eh. sì sì, tranquillo ciao Fabio, grazie a te grazie. Fabio buona ciao. a presto sui guanti, sui guanti non faccio sconto a nessuno <ride> ciao. <ride> ciao, ciao Fabio, Fabio. Mm. quindi palloni, sì. guanti, sì. pallie a prepara il borsone perché quest'anno <ride> è tosta <ride> Scaratini, ti togliamo tutto, dai. Eh, sì. Se la regia mi dà l'ok, okay, mandiamo il secondo blocco pubblicitario e ci rivediamo tra pochissimi minuti per l'ultima parte di Fere di noi, I'm, gonna in I'm just trying to be a champion. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Suoni, luci e colori natalizi per le feste più belle. Tutto questo e tanto altro lo trovi nel mercatino di Natale, al coperto più grande del centro Italia, presso Spazio Verde Garden Village. Siamo aperti tutti i giorni, sabato e domenica, orario continuato. Jingle Impianto di riscaldamento a pavimento. Montaggio caldaie a condensazione. Esecuzione impianti aria condizionata. Esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 Stelle. Ci trovi a Terni Strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza, supporte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in Via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi Finite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei principi. Autocarrozzeria Fagioletti dal 1957 professionalità e passione l'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa a punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica Fagioletti è carrozzeria meccanica gommista a Terni in strada della Val di Serra 28 I'm always gonna put in the work I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di noi. Come vedete, alle mie spalle ci sono già i risultati dell'ottava giornata di Serie B femminile che è andata in archivio la scorsa. Domenica, come potete vedere, il primo risultato, lo sapete già, è quello della Ternana che ha battuto per 2-0 l'Hellas Verona. Gli altri risultati hanno visto, eh, come sempre, una partita non facile sul campo dell'Arezzo, il Parma vince di misura eh, 1-0, vince il Bologna per 2-0 sul Pavia, vittoria della nostra prossima avversaria Brescia 4-1 sulla Freedom Cuneo, Genoa batte San Marino 3-0 e parità fra Chio Verona e Tavagnacco. Eh, il risultato di giornata, ma eh, lo diciamo così per la forza della Lazio, è quello del Cesena, che spugna il campo delle Bianco Celesti per 2 0, stesso identico risultato della RS Roma sul campo del Ravenna. Questi risultati hanno eh, dato, ci consegnano questa classifica. Come dicevamo, tre squadre a pari merito in vetta con sette vittorie e una sconfitta nelle prime otto di campionato, Ternana, Lazio e Cesena a 21 punti. A 19 insegue il Parma, a 18 c'è il Genoa, poi a 15 l'Ellas Verona, a 13 il Brescia, a 12 il Chievo Verona. Dall'altra parte le squadre non ancora in doppia cifra, 9 il Pavia, 8 il Bologna, 7 l'Ares Roma, 6 punti per San Marino e Freedom, Arezzo 4, Tavagnacco 4. Chiude il Ravenna con eh, un punto. Eh, come dicevamo Isabella si sta delineando un po' la classifica, le, le avversarie più probabili le abbiamo dette. Eh, mm. Ti chiedo qual è l'obiettivo, eh, se, se ce n'è uno mm. da qui a fine anno eh, per la Ternana Woman a livello di punti e di risultati. Guarda, io ho detto dall'inizio che del Genova non bisogna mm. fidarsi, fidarsi. fidarsi. Eh, scherzando, mi ha chiamato la responsabile Marta Carissimi e eh, eh, le ho detto sento il fiato sul collo perché insomma c'è un rapporto di amicizia per cui spesso cioè, ci scherziamo su io credo che mh, dal, dal Genova ma ha compreso anche l'Ellas eh, insomma sono squadre attrezzate per fare un campionato da protagonista come ho detto prima eh, sorpresa Cesena e il dubbio che un po' ci assale in, questo, in queste partite sicuramente una squadra che è cambiata, ha cambiato molto dall'anno scorso, però è andata su ragazze importanti anche di categoria oppure delle giovani promesse nei campionati primavera. Per cui insomma un bel mix, eh, spesso il Cesena diciamo nella seconda fase del campionato. Ha qualche difficoltà, noi abbiamo una loro ex, porcarelli, Maddalena mi diceva sempre che iniziano sempre molto bene, poi durante il campionato magari non riescono a mantenere certi ritmi. Eh, sulla Lazio insomma c'è poco da dire, è una squadra eh, strutturata che sapevamo che sicuramente vuoi, soprattutto la squadra di lotito vuole, vuole raggiungere l'obiettivo mm. della promozione. E Parma e Parma, per cui queste sono le squadre sicuramente che fino alla fine insomma, ci daremo una bella battaglia e che renderanno questo campionato davvero avvincente. Un po' questo è il bello di questa Serie B: e stride col fatto che un campionato così avvincente possa ancora consentire un'unica promozione, ma ne abbiamo parlato. Eh, giovedì, la eh, giovedì scorso ritengo davvero che, insomma, in federazione mm -hmm. devono iniziare a eh, cambiare qualcosa. Il Consiglio federale di lunedì, insomma, eh, stanno, ci sono varie pressioni proprio a riguardo di un cambiamento del, del campionato. È chiaro che non potrà venire in corsa ma sicuramente insomma, tutte le società stanno cercando di far capire ai vertici che c'è la voglia di calcio femminile, come ha detto Fabio Moscatelli, eh, di, di, di fare un calcio sempre propositivo che possa essere avvincente per i tifosi, per tutti gli appassionati e quindi anche per il territorio, perché vuol dire far venire tante squadre, anche degli appassionati, dei tifosi, quindi di creare anche delle economie. All'interno all appunto del movimento calcio e quindi del movimento calcio femminile. Speriamo quindi che il format venga rivisto quantomeno per uh, il prossimo campionato futuro, quello dopo il prossimo. Eh, ma a proposito di decisioni, noi, come ogni puntata, come ogni domenica, Gianluca, eh, sono arrivate le attesissime sentenze, non del giudice sportivo, ma del comitato, del comitato. che ha nominato uh, le tre migliori in campo che si prendono un punto nella classifica, che poi vi faremo vedere alle mie spalle. Le tre migliori in campo di Ternana è la Sverona Sponda Rosso Verde c'è la nostra Katia Ghioc C'è Sara Saratui e c'è Porcarelli. Uh, queste tre giocatrici ottengono un punto e vanno a muovere la classifica del Gianluca, delle sei migliori in campo. d'accordo. Col comitato, ho qualche dubbio sulla Ghioc Come è stata votata? Ma non so, eh, non <ride> no so. scherzo. Perché l'ho no, qui scherzo. davanti, no? Era no, difficile, no, no, no. Era, era difficile. Domenica era facile, facile. Domenica, non era facile è Onestamente, vero perché... devo dire che personalmente credo non lo faccio mai. però qui dobbiamo dare un po' di brio. È credo vero. che la Wagner ha fatto davvero un'ottima. A me è piaciuta molto eh, un'ottima partita. Eh, idem. Quazzico, Quazzico. Fatto a me piaceva anche Lombardo al di là del eh, gol. Lombardo, quando, eh, insomma. Eh, allora possiamo dire un po' tutto. Non, le... non era facile per il Comitato. Eh, non era facilissimo, per non parlare di eh, Tarantino, ha fatto una, una partita di sacrificio. Credo, insomma, quando c'è stato il cambio, gli ho chiesto ma il GPS continua a funzionare? Credo che abbia eh, corso, è rincorso. È vero. Per 80 minuti, 85 minuti, quanto è stato in campo è davvero difficile dire mettersi al posto del comitato. Infatti, io non ne faccio parte, ne sono felice, non ho questi, <ride> io so non... prima o poi sapremo: sapremo però... chi è. <ride> forse, non forse, è detto, forse. Domenica prossima. Abbiamo visto però la classifica. del Sì, è andata in sovraimpressione. Non l'abbiamo letta perché ah, comincia okay. a farsi bella lunga. Guida al momento, capitano di Griscio con 4 punti in 8 partite. Una buona media per lei. Il 50% delle volte è stata uh, tra, le, tra le migliori in campo. Uh, sponda Rossoverde Verde. Uh, mh, dicevo Matteo, adesso concentrazione sul Brescia, ricordiamo si gioca domenica alle ore 12, uh, un po' in anticipo rispetto all'orario consueto, contro un avversario comunque sia temibile, uh, che partita vi aspettate? E poi ti chiedo, visto che ha microfoni spenti, mi è parso di capire che su una scommessa ti è andata bene, se ci sono all'orizzonte per te altre scommesse con le tue giocatrici. Eh. Iniziando dalla scommessa, non era del tutto condivisa, cioè era più una <ride> senso unico: assenso ha vinto unico. la maggioranza. Sì, ha vinto la maggioranza. Purtroppo, per fortuna, ormai è andata. Eh, per domenica, mh, partiamo da un'idea che la partita è una partita difficile, una partita ostica, una partita contro un avversario che viene da una vittoria anche larga. Quindi arriverà col morale, sicuramente, ottimo. Quindi eh, ci aspetta una bella, una bella sfida, una sfida cui tra domani e dopodomani con la rifinitura ci prepareremo al meglio e siamo convinti di, di poter fare la, la nostra gara e di portarla dalla nostra parte, però si parte sempre da un risultato di parità e quindi dobbiamo dare il meglio per raggiungere la vittoria. Katia, per rendere partecipi anche i nostri telespettatori, lascio a te la spiegazione della scommessa a cui facevamo riferimento. Ti chiedo se ce ne saranno altre, se con le colleghe avete già pianificato qualcosa. E poi chiedo anche a te un giudizio su questo secondo turno casalingo consecutivo. Le inseguitrici fanno punti, quindi non c'è davvero un modo di fare passi falsi. Per quanto riguarda la scommessa, eh, purtroppo al mister è andata bene. E ci preoccupiamo che abbia messo uno zampino perché doveva cambiare acconciatura e non era tanto contento, ma sicuramente da gennaio in poi ce ne saranno altre. De devono essere abbinate a risultati positivi. Vabbè, ovvio, ovvio, okay. ovvio. E domenica è un'altra partita comunque importante, dobbiamo far vedere che ci siamo fermati una volta non ci fermiamo più. Adesso andiamo dritte per la nostra strada, non ci deve più fermare nessuno. E dobbiamo, prendere, dobbiamo andarci con concentrazione, dobbiamo avere i piedi saldati a terra perché questa e anche le prossime che avremo saranno tutte battaglie, non ce n'è una facile, quindi prepareremo in questi ultimi due giorni soprattutto la testa, dobbiamo arrivare con una mentalità giusta domenica perché siamo in casa, un'altra volta, davanti al nostro pubblico e dobbiamo per forza vincere l'anticipo d'orario Gianluca ci toglie la concomitanza con la Ternana Maschile sì. che giocherà alle 4:15 e un a Liberati, quindi noi facciamo il solito invito di venire a seguire le, le ragazze rossoverdi eh, si mangia un po' più tardi questa volta ma è una domenica eh. perfetta per chi ama il rossoverde perché femminile, pranzo, poi Ternana poi Maschile ternana allo ternana stadio maschile, direi che è meglio di così ah, una domenica di sport dove ci auguriamo che i colori rossoverdi la facciano da padrone quindi auguriamo a entrambe le squadre di, di vincere eh, io dico venite a Narnia a vedere le ragazze perché, perché ci si diverte tanto è un gran bel calcio è un gran bel calcio che partita ti aspetti Isabella per chiudere già abbiamo parlato del Brescia probabilmente squadra che non lotterà per vincere il campionato però non è di certo una squadra morbida no, ma ti, ti ripeto aver battuto il Parma vuol dire che è una squadra che può farci male eh, se non la prendiamo, come siamo entrati, siamo scesi in campo domenica scorsa. Eh, ritengo che senza presunzione, ma con la consapevolezza di essere una squadra che può, soprattutto nel nostro fortino. Quindi per noi San Girolamo, il nostro fortino. Eh, insomma, I tre punti, come ha detto. La nostra Lombardo la settimana scorsa, cioè le ragazze, noi vogliamo i tre punti e vogliamo questa vittoria per continuare questo percorso. Per introdurre la rubrica che ci accompagnerà alla fine della trasmissione, chiedo a Katia di partecipare alla nostra usanza, che è quella di firmare il pallone di Guoglio, che è di fronte a te. Sei l'ottava giocatrice che, che firma il pallone con il pennarello alla tua sinistra. Quindi. Vai col cuore, numero, dedica, nome, quello, quello che vuoi. Altra firma che aumenta il valore anche di questo è pallone già allora... ha un valore inestimabile. <ride> Se un lo litigano... Inestimabile, eh. eh questo Io sarà... Ti i quanti? Ma tu mi dai il pallone? Ah, eccola, ah, questo è un ricatto, questo è un ricatto. <ride> già cominciano a ricattare, lo vedi? Bene, anche l'ottava firma, come hai detto bene te, è stata apposta. È, st è stata apposta. E... Andiamo quindi con uh, i saluti uh, di quest'ottava trasmissione. Mm, ti ringrazio, Gianluca, per essere stato qui con noi. Ti aspetto giovedì prossimo, come sempre. Grazie. Grazie a te, Riccardo. Grazie, Isabella, per essere stata con noi. e Ti rivedremo in tribuna. Immagino. Uh, mai dire mai. Ehm, mai dire mai. Lasciamo un po' di mistero. Esatto. Vi aspetto comunque alle 12 al, al Moreno Gubbiotti. Eh, abbiamo bisogno di tutti i tifosi e gli appassionati della Termana. Grazie, Matteo. Buonasera, e grazie, Katia in bocca al lupo per la partita. Mito, uh, di... Aspettiamo tutti, domenica allo stadio. E ci saremo, ci saremo Ricordiamo che l'ingresso è libero, eh? assolutamente. Ecco, sì diciamo questo, magari qualcuno pensa che ci sia un biglietto, da. no, l'ingresso è libero. E tutti ben accetti. Ehm, rimanete con noi sulle nostre onde perché tra pochi minuti andrà in onda. Next match condotto da Francesca Teodori. Ma rimanete con noi per un paio di minuti perché eh, chiude come sempre la nostra Trasmissione Cuore e Cuoio, la rubrica dei pensieri della Ternana Women, un format che nasce per raccontare lo sport oltre quello che gli altri vedono, per farvi ascoltare la nostra voce e vivere i nostri momenti. Questa volta, grande richiesta, mandiamo in replica la puntata Inguaribili Scaramantici, che ha riscosso davvero un grande successo. Io vi ricordo, voce e testo di Martina Santoro e immagini di Deborah Salvatori Rinaldi. Vi rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo, ore 19.30. Con fere di noi. Buona serata a tutti e grazie per l'ascolto. E mica te lo posso raccontare, perché se te lo dico poi che mi rimane. È nella mia testa e credimi basta tenerla impegnata e piena. Puoi crederci o far finta di non farlo, ma non puoi certo dire di non aver mai pensato che senza certe cose non sarebbero andate così. C'è quella maglia tra i miei sogni nel cassetto che nascondo sempre sotto quella da gioco perché mi ricorda da dove vengo. C'è un posto, una strada, una persona da cui vado prima di una gara importante. Prima del riscaldamento corro veloce sulle note di una canzone che mi fa sudare l'anima. Nelle gare in trasferta scelgo con cura il posto nello spogliatoio e, nell'attimo che precede la preparazione, conto i passi che mi dividono dal campo per poi entrare a controllare la mia zona immaginando nel dettaglio tutto ciò che vorrei riuscire a fare. Di nascosto, tra le mani, tengo stretta una moneta, quella che mi farà pensare di poter decidere la sorte, mentre lei avrà già lanciato me verso il destino. Quel destino fortunato o beffardo che cerchiamo di esorcizzare con l'ausilio di piccole magie, in gran segreto perché nella ricetta della pozione che noi pensiamo possa condurci al successo, c'è una punta di scaramanzia. Che a parlarne sembra debolezza, mentre in realtà è soltanto un modo di riempire quello spazio di vuota realtà, facendo il pieno al serbatoio della nostra macchina targata fantasia, credendo forte a ciò che esiste soltanto dentro di noi. Tu, però, non dirlo a nessuno.